È stata presentata ieri a Palazzo Spirelli ad Albanella la mostra Le Muse del Cilento, organizzata dalla Galleria d'Arte La Fanciulla Offerente. Nell'ambito della mostra, all'interno della quale sono stati esposti ritratti di persone del posto realizzati da quattro noti artisti, anche un omaggio all'artista Paolo De Matteis, pittore nato nel 1662 a Piano Vetrale. Le opere saranno esposte a Palazzo De Maria Capaccio Pestum dal 30 settembre al 7 ottobre. Mi considero più un pittore ritrattista, quindi la presenza dell'anima in una persona probabilmente è la cosa più bella di cui parla un ritratto, quindi è una cosa che mi attira moltissimo, ma qui in Cilento sono molto ispirato, attirato, diciamo, da un'eternità di un'atmosfera particolarmente calda, molto bella e accogliente, italiana, di cui ho letto nei libri, quale ho visto nei quadri dei molti pittori russi che conosco da diversi secoli, sia Silvestro Scedrin che Carlo Brulov, un altro pittore famoso, Henryk Semiradzki, hanno lavorato parecchio in Italia, hanno fatto tantissimi capolavori. Guardando i loro quadri mi immaginavo un'Italia, adesso mi trovo qui e respiro quest'aria, incontro queste persone, vedo questa bellezza, faccio le loro, ripeto le loro strade e godo la magia di questo paese, diciamo. Di Paolo De Matteis opere non ce ne sono, affreschi non ce ne sono, c'è rimasta solo la casa natia, che tra l'altro è tenuta anche bene, in buone condizioni. Però c'è Paolo De Matteis, che vive nei secoli a Piano Vetrale, al suo paese natio. Vive nei secoli la sua anima, vive nei secoli la sua presenza, vive nei secoli perché Paolo De Matteis per noi è diventato un momento importante di promozione del nostro territorio, ma perché vive in tutti noi, vive tra le mura di Piano Vetrale, perché Paolo De Matteis rappresenta la cultura, rappresenta lo spirito e tutto ciò che noi cilentani riusciamo a fare per conquistare il mondo, soprattutto nel mondo della cultura e della pittura. Ecco, questo è rimasto di Paolo De Matteis a Piano Vetrale, il suo ricordo, la sua anima e il suo spirito. Noi dobbiamo puntare sulla cultura, è arduo puntare sulla cultura, però bisogna provarci e bisogna insistere ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Un paese così si eleva. Ho detto prima che non è stato il primo evento, non sarà l'ultimo evento che noi sponsorizzeremo. Albanella si candida a diventare, anzi si è candidata da tempo, a diventare un punto di riferimento culturale di tutta la provincia di Salerno. Siamo stati impegnati durante tutta l'estate, anche l'estate precedente, con un libro sotto le stelle, apportando qui ad Albanella ospiti importantissimi, giornalisti importanti, scrittori importanti, continueremo a portarne. Vorrei anche preannunciare che l'amministrazione comunale insieme a voi ha in programma di organizzare un grande evento culturale e pittorico, una grande mostra di cultura, un grande premio di pittura, portando qui una commissione importante, una commissione internazionale che possa appunto valutare le pitture fatte da grandi artisti che avremo sicuramente l'onore di ospitare nel prossimo anno.